tanta pazienza, mani precise come un chirurgo e un pizzico di passione. Sono i tre ingredienti segreti di queste bontà del mare. Quante ne fa all'ora? Quante ne pulisce? Su 10-12 kg aperti però. Daniela lavora qui da 24 anni. Nel preparare gli spiedini di pesce è più veloce, ma soprattutto più brava, di una macchina. Seleziona i pezzi migliori e li pulisce. Le colleghe, molte come lei hanno decenni di esperienza alle spalle, danno il tocco finale e lo spiedino arriva sui banchi pescheria di Unicop Firenze e delle coop di tutta Italia, pronto per essere cucinato. Siamo nella pancia di Ilio Pesca, azienda familiare nata nell'Empolese 60 anni fa. A Unicop Firenze fornisce sia il pesce fresco che arriva dalle acque dell'Isola d'Elba e della Corsica, sia quattro specialità surgelate: il misto mare ottimo per uno spaghetto allo scoglio, la frittura, le vongole e i gamberi. La gran parte della lavorazione avviene a mano. Pesce sotto zero, senza additivi e senza conservanti, che non ha niente da invidiare a quello fresco. Se pensiamo che un prodotto viene appena pescato, viene immesso in dei tunnel, in questi pescherecci appositi molto grandi, con dei tunnel di congelazione che vanno a meno 40, meno 50 gradi, e il prodotto rimane come intatto, praticamente intatto fino alla tavola del consumatore. Si ha sempre il mantenimento della catena del freddo, che viene ottenuta anche con un, diciamo, si lavora a brevi lotti, quindi viene portato nell'area di lavorazione soltanto il prodotto necessario per lavorare per brevi tempi, in modo che questo mantenga sempre la stessa temperatura e rimanga sempre congelato. Dietro a questa azienda ci sono tre generazioni con una passione per il pesce. Tutto è iniziato negli anni 50 da una piccola barca in Arno. A bordo c'era Ilio, il padre di Ilio Pesca. E mio nonno lavorava in una vetreria, si chiamava Ilio, aveva 5 figli. Non riuscendo a mantenere tutti e 5 figli, ha iniziato come hobby alla fine del lavoro, al termine del lavoro, quindi dopo cena, a andare a pescare. Poi successivamente hanno raccolto questa passione mio padre e i suoi fratelli ed hanno iniziato con la prima pescheria, il primo commercio di prodotto fresco qui nella zona di Empoli. Poi negli anni 70 hanno iniziato con la lavorazione del prodotto congelato. Oggi Ilio Pesca fattura 16 milioni di euro l'anno e dà lavoro a quasi 100 persone in Toscana. Da 20 anni collabora con Unicop Firenze. È sempre stata per noi un partner da sempre. Noi sono tantissimi anni che lavoriamo con Unicop Firenze ed è un grande piacere essere loro fornitore e ce la mettiamo tutta per rimanerlo ancora per molti anni.